Knit, soffiate a tempo su caso Regeni. In ballo mega business Eni Egitto e Haftar. Il senatore Dem Nicola Latorre esterna i suoi sospetti sulle intenzioni americane di creare dissapori in Italia sul caso Regeni dopo il ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo. Latorre crede che ci sia un interesse della Casa Bianca a disturbare il ritorno alla normalità delle relazioni diplomatiche. Se avesse visto, non sorprenderebbe alcuno. Ciò che nessuno dice, nemmeno Latorre, è che l'Egitto esercita una grande influenza su Bengasi, il generale Haftar, che finora si è messo di traverso sulla stabilizzazione della Libia incoraggiata dall'Italia. Non si fa cenno nemmeno all'evento più importante, il grande affare, appena sottoscritto, fra l'Eni e il governo egiziano, per lo sfruttamento di un mega giacimento di gas nel Mediterraneo. Il caso Regeni esplose dopo la prima intesa, le polemiche rinfocolate dal NIT dopo la firma dell'accordo. Prima la notizia del ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto dopo mesi di gelo diplomatico, poi l'inchiesta del New York Times secondo la quale l'Italia ebbe le prove dagli USA a circa coinvolgimento dei servizi egiziani nel rapimento e nell'uccisione di Giulio Regeni. Per il senatore del PD Nicola Latorre la tempistica lascia adito a dubbi, la notizia è infondata dice Alan Kronos ma se fosse fondata, si riferirebbe a fatti accaduti mesi fa. Dunque, alla luce degli ultimi sviluppi diplomatici, è legittimo sospettare che la notizia sia stata funzionale a creare problemi all'Italia e alle relazioni tra Italia ed Egitto. Innanzitutto precisa il presidente della Commissione Difesa mi pare che la smentita di Palazzo Chigi, considerata la serietà e il rigore di Gentiloni e soprattutto quanto lui voglia la verità sul caso Regeni, non abbia bisogno di ulteriori considerazioni. Inoltre, l'uso politico strumentale che le opposizioni fanno della notizia del New York Times è la conferma che il problema di una parte della politica italiana non è conoscere verità ma usare il caso Regeni per fare propaganda, rimarca Latorre, che il mese scorso ha guidato una delegazione parlamentare in visita al Cairo per incontrare il presidente egiziano al-Sisi. Ant/Kronos. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.